il clima postunitario. La uh, l'ideologia, gli intellettuali, i modi di pensare e eh, nel periodo che, che segue l'unificazione d'Italia, utilizziamo per fare un discorso generale sul secondo ottocento utilizziamo alcune slide prodotte dalla casa editrice Bruno Mondadori, cioè del nostro testo, del nostro libro di testo, Letteratura.it. Attraverso queste slide ci introduciamo a un discorso e alla lettura di alcuni brani, una poesia di Carducci, una poesia di Arrigo Boito e poi soprattutto le poesie di Pascoli. Di Pasqua eh, di D'Annunzio e le narrazioni di Giovanni Verga. Bene, allora diciamo che 1861 è un anno che rappresenta un discrimine, un anno di svolta, di fronte a quello che avviene in questa fase c'è ancora chi è nostalgico, quindi ci sono i post-romantici quelli che sono legati al periodo precedente, magari anche spiritualisti o neoguelfi, eccetera. E questi vedono senz'altro in modo negativo uh, la <coughs> come è andata a finire ecco, l'unificazione d'Italia. Pensate anche ai federalisti, eh, che magari sognavano un'Italia federale. Non tutti sono contenti quindi di come si è realizzata l'unità eh, d'Italia. Altri intellettuali però dimostrano un atteggiamento diverso, di curiosità conoscitiva e indagano quindi i cambiamenti in modo distaccato e senza pregiudizi. Infine abbiamo degli intellettuali che eh, sono Mm. perfettamente in linea con a, quello che accade in questa seconda metà dell'ottocento e quindi esalta i mutamenti come realizzazione del progresso ecco questo verrà uh, soprattutto avverrà nel, in questo periodo attraverso la cul cosiddetta cultura positivista e positivismo l'avete fatto in filosofia e positivismo Ah, avete fatto avete approfondito questi argomenti? Eh? Ah. Bene, allora dicevamo quindi che in questo periodo la scienza prosegue con tutta una serie di scoperte in vari ambiti. Direi che senz'altro quella dell'evoluzionismo, eh, quindi la teoria dell'evoluzione di Darwin, è quella che davvero in questo periodo risulta come una, una, una scoperta, un'acquisizione davvero rivoluzionaria, ma anche nel campo della tecnica si raggiungono del, uh, del, uh, dei traguardi fondamentali, un'età prometeica, perché è un'età davvero in cui l'uomo sembra poter... È essere sul punto di trovare la risposta a tutti gli interrogativi e attraverso la tecnologia sembra essere sul punto di creare tutto, di creare da solo, senza bisogno più della natura, quindi anzi in competizione con la natura e col Prometeo, no? Il prometeo è l'uomo che uh, scopre il fuoco, diciamo così, no? E quindi l'uomo che in questo periodo fa delle scoperte scientifiche, tecnologiche straordinarie che gli permettono di creare tutto, almeno teoricamente gli sembra di poter creare tutto. A questo punto c'è una fase di entusiasmo straordinario a livello dell'industria, dell la rivoluzione industriale che era nata appunto in, in Inghilterra, si diffonde in questo periodo nel resto dell'Europa. Abbiamo la seconda rivoluzione industriale, c'è cioè l'espansione della produzione. L'uomo sembra essere in grado di produrre tutto. La diffusione del sapere. E quindi a, livello, um, a un livello più generale della popolazione. La validità esclusiva del metodo scientifico. Ne parleremo poi le prossime volte quando parleremo di naturalismo. Il Naturalismo in campo letterario e la declinazione di ciò che era il positivismo in campo filosofico, cioè l'esaltazione della possibilità dell'uomo <coughs> di eh, osservare tutto attraverso il metodo scientifico, non solo fenomeni quindi naturali, eccetera, ma anche l'animo dell'uomo. Solo il metodo scientifico è valido, tutti gli altri. Sono metodi irrazionali. E così viene applicato il metodo scientifico anche alle realtà spirituali. Dicevamo che il naturalismo rappresenta proprio questo, cioè l'applicazione del metodo scientifico alla letteratura e quindi la creazione di una letteratura appunto strettamente collegata con la scienza, che fosse una sorta di razionale analisi delle vicende sociali, ad esempio ma anche della psicologia dell'uomo. Questo è il periodo della fede incondizionata, il mito del progresso. Cioè, per il momento pensavano i positivisti, ancora noi uomini non siamo riusciti a capire alcune cosette, alcuni piccoli particolari, ma sicuramente in futuro capiremo anche questi, perché la scienza sta continuando a progredire e quindi scopriremo tutto, perché attraverso la ragione noi uomini possiamo arrivare a scoprire davvero tutto. Allora, dicevamo, ritorniamo però adesso a un aspetto più storico-politico. 1861, proclamazione del Regno d'Italia. Come abbiamo detto, alcuni dei romantici rimangono un po' spaesati di fronte a questa conclusione delle vicende risorgimentali, perché spesso avevano immaginato che, eh, che questa. Unificazione si realizzasse in un modo diverso. Nel 1871 il regno d'Italia conquista lo Stato Pontificio dopo la breccia di Porta Pia, lo vedremo la prossima volta leggendo una poesia di Carducci, non subito dopo, ma qualche mese dopo. Insomma, uh, viene a cadere insomma, lo Stato Pontificio, Roma viene conquistata dal Regno d'Italia e diventa la capitale del Regno d'Italia. A questo punto, come sappiamo, la Chiesa impedisce ai cattolici di partecipare alla vita politica. Questa impossibilità di partecipare induce i cattolici ad operare in altri campi che non siano quello politico, strettamente politico, e nasce quindi il movimento cattolico. Nel sociale quindi i cattolici continuano ad operare, ma a livello di presenza politica, di partiti politici, proprio questa assenza dei cattolici fa sì che si eh, sviluppino altre posizioni politiche. Quella ad esempio del liberalismo laico, l'atteggiamento patriottico, conservatore e moderato che raccoglie un largo consenso e che si esprime sia nella destra storica sia nella sinistra storica, quindi nei partiti al potere. Ma accanto a questi partiti al potere ce ne sono, ci sono altri modi di pensare eccetera, che si sviluppano in questo periodo, ad esempio l'anarchismo, un atteggiamento radicale, responsabile di alcuni atti di terrorismo, il più eclatante è l'assassino del re Umberto I nel 1900, qui seguirà una repressione. E poi il socialismo. Il Partito Socialista Italiano nasce nel 1892, si ispira ai programmi del marxismo operaio e contadino. ebbe grande diffusione, ad esempio, nell'Italia centrale e all'inizio si pone come un'alternativa anche in questo caso abbastanza mh, come dire poco istituzionale, ecco, nei confronti dei partiti storici, dicevamo della destra della sinistra storica che sono al potere. Quindi con un forte carattere, se vogliamo anche eversivo, non solo l'anarchismo, ma anche il socialismo. Ci sono degli sviluppi importanti della cultura in Italia in questo periodo post-unitario. Ad esempio, la creazione di un mercato nazionale dell'editoria. Anche prima stavamo parlando comunque della diffusione della cultura in questo periodo rispetto al uh, periodo precedente. C'è un ampliamento del pubblico e quindi dei destinatari anche dell'opera letteraria grazie a questa, a questa creazione di un mercato nazionale dell'editoria. Impulso all'industria editoriale. Uh, vengono pubblicati dei giornali e dei periodici, pubblicati per favorire la vendita di libri con annunci e recensioni e poi anche, vabbè, lo dovete sapere, sicuramente lo sapete già, spesso in questi periodici, ad esempio, mh, nei feuilleton, si chiamavano così con un termine di derivazione francese, c'erano in appendice mh, dei romanzi che venivano pubblicati a puntate. Su questi giornali contengono supplementi dedicati alla cultura, come Il Fanfulla della Domenica, Capitan Fracassa, La Domenica del Fracassa. Questi giornali periodici poi ci sono le riviste culturali, come La Cronaca Bizantina, La Nuova Antologia. ecco Quando parleremo di D'Annunzio, vedremo che sarà un lui sarà l'esempio di questo intellettuale che eh, opera. Scrivendo su queste riviste, creazione di una società in senso moderno, nuova centralità del teatro, luogo di spettacolo e di divertimento, ma anche di ritrovo mondano, rappresentazione realistica della vita borghese contemporanea. Ecco, diciamo, in questo periodo, quindi. Vengono scritti molti testi teatrali, ma si tratta di testi di scarso valore artistico. Eh, parleremo eventualmente del, del teatro quando eh, affronteremo il discorso del verismo di Verga. Alcuni dei testi di Verga saranno messi in scena e quindi ci sarà anche una fase, diciamo, che, mh, del verismo che influenzerà la letteratura. Finalizzata alla, alla scrittura di testi per il teatro e quindi avremo un teatro verista. Per quanto riguarda l'istituzione scolastica in Italia abbiamo tutta una serie di leggi, addirittura alcune precedenti all'unificazione d'Italia, come la legge Casatiche del 1859, quindi due anni prima della unificazione del Regno, che imposero e, di, e diffusero l'istruzione elementare obbligatoria. Con la legge Coppino, di qualche anno seguente, nel 1877, questa istruzione elementare obbligatoria che era di due anni con la legge Casati divenne di tre anni. Si creò quindi un nuovo sistema scolastico che prevedeva l'istruzione elementare della durata di cinque anni di cui tre obbligatori, che aveva l'obiettivo di fornire il bagaglio culturale di base, formare la coscienza nazionale e civile, pensate al libro Cuore di Di Amicis, ad esempio. Poi un'istruzione secondaria che si divideva in classica e tecnica, che formava i ranghi intermedi della piccola bor borghesia. E infine un'università che formava la classe dirigente. Questi diplomati laureati però spesso uh, non trovavano impiego e quindi guidavano i movimenti di protesta popolare. Pensiamo appunto al socialismo, per esempio. Nel periodo risorgimentale. Gli intellettuali avevano un ruolo di guida culturale, morale e politica che perdono in questo periodo post-unitario e quindi esprimono un conflitto con la società, atteggiamenti di rivolta e di rifiuto dei valori borghesi, imitazione dello stile di vita dei maledetti. Sul modello di Charles Baudelaire, il poeta francese, anche in Italia abbiamo una stagione di poeti, eh, di intellettuali, eccetera, sono appunto gli scapigliati, che vogliono esprimere un atteggiamento di rivolta e di rifiuto dei valori borghesi. È difficile il rapporto con la civiltà moderna, ci sono diverse reazioni nei confronti delle regole del mercato editoriale, alcuni scrittori rifiutano di assecondare i gusti del pubblico e rivendicano l'autonomia della letteratura, è il caso di Verga, quindi Giovanni Verga che però lo sottolineeremo, ecco, nella prima fase della sua opera in realtà era piuttosto organico, insomma, a, quello, a quelle che erano le regole del mercato editoriale, e ha scritto dei romanzi di ambientazione borghese, eccetera. Poi però fa una svolta radicale e decide di scrivere delle opere, a partire da Nedda, un, bo un bozzetto siciliano, fino poi a tutte quante le sue opere veriste, in cui si rifiuta di assecondare i gusti del pubblico e i suoi racconti e romanzi... Veristi non avranno il successo editoriale che invece avevano avuto i suoi romanzi precedenti. Al contrario, invece, altri scrittori seguono le richieste del pubblico per ottenere successo, benessere economico. Il caso più eclatante è quello di D'Annunzio e tutti i suoi romanzi furono dei successi straordinari. Certe volte però questo solo ed esclusivamente perché lui cercava di captare quali erano le richieste del pubblico. Non sempre così però. Eh. In certi altri casi D'Annunzio è stato in grado di mh, rappresentare, lo vedremo, in maniera sincera o comunque letteralmente, dal punto di vista letterario, insomma, ad un livello assolutamente apprezzabile, ha scritto dei romanzi quindi, che hanno segnato un'epoca, insomma nella nostra storia della letteratura. Abbiamo pertanto in questo periodo la trasformazione della figura tradizionale dell'intellettuale umanista. La maggior parte degli intellettuali svolge un impiego pubblico e appartiene alla piccola borghesia. Cioè non c'è più il mecenatismo, l'intellettuale non cerca più dei signori, dei padroni, eh, insomma che in qualche modo lo incentivino, lo finanzino, ma... Questi intellettuali svolgono un impiego pubblico, appartengono alla pic piccola borghesia e poi scrivono. In questo periodo abbiamo la comparsa di nuovi intellettuali specialisti come sociologi, gi giuristi, economisti, fisici, chimici, fisiologi, patologi, eccetera. Se andate poi alla pagina mh, H17 potete vedere qual è il percorso della diffusione della lingua nazionale. Incomincia un percorso di unificazione linguistica, non solo culturale ma anche linguistica d'Italia, che non segue quella che è la proposta manzoniana, cioè il fiorentino uh, contemporaneo della conversazione colta, ma, uh, ma si attuerà in un modo completamente diverso. Infatti c'era un certo, grazie a Dio, Isaia Ascoli, si chiama così, che già aveva notato che la proposta manzoniana era astratta. Cioè Manzoni aveva detto, tra l'altro era anche un senatore del Regno d'Italia, no? aveva detto usiamo le maestre elementari, le maestre, maestri, addestriamoli alla lingua fiorentina, parlata della, delle classi colte, e così riusciamo a diffondere quella che è la lingua italiana. Ecco, dicevamo, questo critico, questo tale, grazie a Dio Isaia Ascoli, fece notare che la lingua nazionale nasce dalla circolazione di idee in una società civile viva, ricca di scambi, e non può essere imposta quindi con delle leggi o, o <coughs> imponendo insomma, ai maestri di imparare un certo dialetto fiorentino piuttosto che, che un altro. Infatti la lingua italiana si è diffusa attraverso un processo molto lungo che è andato dalla unificazione d'Italia fino a più o meno intorno agli anni 50 del 1900, cui, ha contribuito, cui hanno contribuito molteplici fattori sociali, ad esempio l'allargamento dell'istruzione, che non è stato comunque così facile, ecco, abbiamo visto le leggi, la legge Casati, la legge Coppino che eh, comunque non hanno impedito, nei primi eh, decenni dello Stato d'Italia, che continuasse a perdurare un analfabetismo eh, della maggior parte della popolazione. Poi, in maniera diciamo, più graduale, comunque questo processo, anche le leggi sull'istruzione, permisero un allargamento dell'istruzione a tutte le classi sociali. La leva militare obbligatoria, gli scambi sul mercato nazionale. Questo permise insomma, la conoscenza della lingua italiana, il fatto di dover militare, ad esempio, nello stesso esercito, gente proveniente dalla Sicilia piuttosto che dalla, dal nord Italia. Ecco, obbligava all'utilizzo di un codice comune che poteva e doveva essere solo la lingua italiana, gli scambi sul mercato nazionale, l'estensione della burocrazia le migrazioni interne, le migrazioni all'estero. Poi, infine, come ultimo, forse determinante fattore, la comparsa dei mass media, giornali, radio, cinema, televisione, permisero questa unificazione eh, linguistica. La lingua letteraria in prosa si avvicina alla lingua parlata, pensate anche ai promessi sposi di Manzoni, abbandona il modello classico, la sintassi lineare, agile, il linguaggio... È semplice in versi, invece, diciamo che mh, ancora c'è un certo distacco fra la lingua parlata e quella della letteratura. Se pensiamo, ad esempio, a poeti come Carducce D'Annunzio, vediamo che essi anzi, recuperano l'aulicità classica. In un uh, periodo in cui c'erano in Europa soprattutto stimoli nuovi, diciamo che in Italia si ritorna un po' all'antico, con poeti come Carducci ed Annunzio. Forse l'unico poeta davvero originale e innovativo di questa stagione che precorrerà e darà quindi i presupposti per quella che sarà la poesia del Novecento è Giovanni Pasco. Ecco, adesso um, ci sono delle immagini che poi, um, su, sulle quali potete riflettere anche alla pagina H12 riguardo alla, ai percorsi dell'arte che si sviluppano in questo periodo. No? Per esempio, intorno al 1859, un gruppo di artisti che si riunisce in un locale di Firenze, il Caffè Michelangelo, da vita a un movimento pittorico chiamato in seguito Macchiaiolo. Con questo termine, adottato dalla critica inizialmente con intenti ironici, si vuole definire uno stile antiaccademico che prevede la stesura sulla tela di macchie di colore per rendere ed esaltare forti contrasti chiaroscurali. L'innovazione prodotta dai pittori macchiaioli non è però solo di natura stilistica. Questi non si dedicano più a temi religiosi e storici, ma aprono a visioni paesaggistiche, più attenti a rendere le impressioni che ricevevano dal vero i maggiori interpreti di questo movimento sono Silvestro Lega, Giovanni Fattori e Telemaco Signorini. Possiamo dire che banalizzando enormemente che il fenomeno dei macchiaioli di Firenze sono un fenomeno in Italia <coughs> paragonabile purtroppo però in scala minore a quello che è stato il fenomeno dell'impressionismo. In Francia, qui vedete due esempi di questi dipinti, di questi macchiaioli. Um, comunque, risentono anche questi pittori di questo clima particolare, un clima che poi, il clima dicevamo del naturalismo, del verismo, per cui di fronte alla realtà, in base anche alle teorie positiviste, Occorreva dimostrare una maggiore oggettività e quindi eh, rappresentare quella che era eh, la realtà, dice qua, rendere le impressioni che ricevevano dal vero, dalla realtà, piuttosto che sovrapporre degli schemi o dei modelli precostituiti. È questo, quindi, questa esperienza dei macchiaioli. Ha ah, dei tratti in comune con quello che vedremo nel verismo, nella letteratura eh, verista. Per sintetizzare, in questa seconda metà dell'Ottocento abbiamo vari esempi di poesia, in particolar modo la lirica scapigliata, ispirata ai modelli della bohème artistica parigina e alla produzione di Charles Baudelaire rifiuta l'impegno civile, politico e patriottico, si concentra sull'indagine della sfera sogge soggettiva, descrive gli aspetti più crudi, materiali e impoetici dell'esistenza. Ecco, eh, mi viene in mente soprattutto vabbè, il memento di Gino Ugo Tarchetti, una poesia in cui insomma, il poeta si riferisce alla, alla donna e, e dice che quando vede il suo volto poi pensa anche al, alle ossa dello scheletro che sono, che sono sotto, uh, sotto la pelle. Ecco quindi dicevamo, quindi ecco cosa vuol dire descrivere gli aspetti più crudi materiali e impoetici dell'esistenza. Vedremo la prossima volta addirittura fare una poesia sull'anatomia, sull una lezione d'anatomia. Ecco, una poesia di Camillo Boito si si intitola proprio così usa un linguaggio quotidiano e ricerca le forzature espressive mescolanza di termini prosaici e ricercati si tratta insomma di una specie di fase di sperimentalismo in realtà è una fase in cui eh, la poesia italiana non assurgerà, non raggiungerà vette o livelli diciamo, artistici eh, elevati però sarà diciamo produttiva questa fase no? perché perché gli scapigliati avranno degli aspetti, cioè introdurranno meglio nella storia della letteratura italiana degli aspetti che poi saranno meglio sviluppati o dal virismo di Verga oppure dal decadentismo di Pascoli. Abbiamo poi la lirica di ispirazione classica, abbiamo detto per esempio quella di Giosuè Carducci, che rifiuta il modello romantico manzoniano, si propone di restaurare le forme classiche e di esaltare la pienezza vitale pagana, Anticlericale, tratta spesso argomenti civili e politici, celebra il progresso con atteggiamento positivistico. Talvolta esprime sentimenti malinconici e angosciosi di gusto tardo romantico, in poesie come Pianto antico, Giosuè Carducci. Ma la volta prossima leggeremo una poesia di Carducci di carattere decisamente politico, per la morte insomma, di un risorgimentale. Per quanto riguarda il teatro. C'è il dramma borghese, che abbiamo visto comunque non è di livello eccelso, che rappresenta in modo realistico la normalità quotidiana borghese. I temi centrali sono la famiglia, il denaro, talvolta intenti di critica del costume, talvolta però, incidentalmente, il più delle volte a seconda di quelli che sono i gusti del pubblico. Sono i drammi borghesi di Torelli e di Giacosa. Poi c'è il teatro dialettale che descrive dettagliatamente i vari ambienti sociali, l'alta borghesia, eccetto impiegatizio, il sottoproletariato, il dialetto è usato con intento realistico, e il teatro verista, che riprende le trame e i personaggi delle novelle veriste, pensate in particolar modo a al più importante dramma verista, che è la cavalleria rusticana, che si fonda su un uh, testo di Giovanni Verga, impiega spesso toni patetici ed elementi melodrammatici e poi c'è il melodramma vero e proprio con i testi di Francesco Maria Piave e Giovanni Targioni Tozzetti per dirigere vicende ambientate in epoca contemporanea spesso i personaggi appartengono ai ceti popolari dal punto di vista della prosa senz'altro test, i testi che risultano per noi più significativi sono quelli del romanzo verista. Eh, approfondiremo il discorso. Il romanzo verista prende le mossa dal romanzo naturalista francese dei fratelli De Goncourt, Zola, ma ne rifiuta la funzione civile e l'impostazione rigi rigidamente scientifica. La funzione civile. I romanzi naturalisti francesi incitavano ad una... Non dico una rivolta, ma senz'altro anche ad un'azione politica, ben precisa. Denunciavano le strutture della società per un cambiamento di essa. Al contrario, nel romanzo verista c'è una totale disillusione, l'impossibilità di cambiare le cose come stanno. L'impostazione rigidamente scientifica. Dipende, ecco. Uh, in realtà Giovanni Verga cercherà di essere estremamente scientifico e oggettivo nel suo... Uh, nei suoi romanzi si basa prevalentemente sul principio dell'impersonalità. La produzione verghiana intende tracciare un quadro completo della società italiana, caratterizzata da un perpetuo immobilismo. Gli altri autori descrivono alcuni aspetti del costume popolare regionale assumendo spesso atteggiamenti di denuncia sociale. Ma noi appunteremo la nostra attenzione soprattutto sui romanzi veristi anche sulle novelle. Di Verga. Gli altri. Gli altri generi della prosa, della letteratura italiana della seconda metà dell'Ottocento, possiamo definirli minori, come il romanzo d'appendice, che per sua stessa natura eh, cerca di assecondare i gusti del pubblico, sono quei romanzi, abbiamo detto, che vengono pubblicati a puntate in appendice alle riviste, il romanzo femminile denuncia della condizione di inferiorità sociale della donna, che è sicuramente interessante, pensate ai testi di Sibilla Leramo in modo particolare, una specie di femminista antelitteram, la letteratura per infanzia, anche qua purtroppo noi non possiamo approfondire questo discorso, ma in questo campo invece abbiamo dei testi assolutamente interessanti e originali, a parte il libro cuore, ma... Soprattutto direi Pinocchio di Collodi e i testi di Emilio Salgari, spesso contengono messaggi educativi non conformistici. E poi la novella, dicevamo, la novella ci interessa soprattutto la novella verista di Verga. Quindi approfondiremo soprattutto questi aspetti. Va bene. Avete delle domande da fare su questa spiegazione?